20 marzo 2011, oggi c'è la più famosa maratona di Roma, che con sto tempo sarà una figata. Però noi siamo qua a Imola a fare la mezza di Imola, sempre con lo stesso spirito, e io oggi non parteciperò, sarò da coach in aiuto al main coach che è a Villa, e spero che i nostri atleti si difenderanno al massimo. E oggi è una bella giornata, ci divertiremo, puntiamo molto su Cavo, che oggi potrebbe sfoderare una grande prestazione, però non anticipiamo nulla. Sentiamo Panos, buongiorno a tutti, che dopo andrà a vedere il Bologna ed è già carico. Sì. No, buongiorno a tutti, oggi è una bellissima giornata di sole, adesso si sta molto bene. Hai cambiato il tuo cognome in Abate. Abate, quello che gioca nel... non so cosa aspettarmi, perché oggi, come al solito, nelle gare imolesi soffro un po' la tensione della partita in casa, quindi staremo tranquilli e sereni lungo il percorso. Ciao a tutti. Attenzione, vediamo questi due. Loris. Partiamo da Loris. Buongiorno. Ci siamo, oggi siamo quasi a completo, quindi ci aspettiamo tanto dalla gara casalinga. Una bella giornata di sole e di sport. No, casalinga, per me non è casalinga. Vabbè. Nuovo Garmin al polso. Esatto. Nuovo Garmin al polso. Discesa più velocità di 3-4 km per il peso. Dopo mi sembrerà di... Per il peso extra. Ora... 10 minuti. Buongiorno a tutti, nuovo Garmin anche per me. Nuovo Garmin. Come vedete, vesto la maglia ufficiale finalmente in una gara ufficiale. È un mio grande ritorno alla maratona di Imola, che non facevo da anni, 2 anni. Buona gara a tutti, ci si vede poi alla fine, se siamo vivi. Si è andato a cambiare l'ultimo momento. Qua c'è Randy, il neolaureato. Bravo dottore! Bravo! Dottore! Dottore! Ci vado a fare l'in bocca al lupo agli Imola City Runners presenti questa bellissima giornata di gara, e mi raccomando, tirateci e cercate di vincere. Ora il coach che simulerà Pellico. No, è Pellico. Questo no, sì, allora oggi è una bella giornata, bisogna dire che sì, non è che sono al massimo, perché di boh, stanotte ho dormito un cazzo, c'è Vicky che dalle 7 alle 9 ha iniziato là a svegliarsi. Poi bisogna dire che ho un dolorino alla caviglia che non sta tanto bene, per cui oggi dovrò difendere i danni, ma appunto all'ora 22. Ottimo. Salutiamo Pellico che si è fatto male purtroppo e non è qua. Grande ritorno di Ivan invece. Ciao a tutti ragazzi. Alle gare. Bene, bentrovati, bentornati. Sì, Roberto non c'è, un po' male a dove non si deve dire. Bene. Splendida giornata tra l'altro. Splendida giornata. Ci starà benissimo. Forza i City Runner. Ed ora tocca veloci che ho la batteria scarica. Spero se non abbiamo ragionato, ha fischiato, mi sa che io adesso vado a correre. In bocca al lupo. Traino bici, ben 3 bici per trainare gli atleti. Cavo! Siamo qua da Porta Montanara nel post gara della mezza maratona di Imola. Adesso andiamo già alla pista. Direi una gran gara, mancano alcuni pezzi della squadra che sono dovuti andare a casa, però li salutiamo tutti. E un resoconto della gara dal coach Villa? Il resoconto della gara è più che buono, oggi abbiamo beccato una giornata fantastica, ma non perdiamo tempo a parlare, sì è stata una bella giornata, il sole di qua. La gara è stata condotta ottimamente, bisogna fare la menzione per Cavina che ha fatto il proprio record personale,
Grande cavolo. 1:26 nonostante il vento contro sulla Montanara. Vento contro per tutta la buona prestazione tutta anche Ivan, è ritornato alle gare dopo molto tempo, tutto sommato l'ha conclusa senza soffrire neanche eccessivamente, dai. Più o meno. Tra l'altro i primi 10 km ha fiancato con la Sena. Esatto. C'era una buona lepre all'inizio. A un certo punto era Panino, io da una parte e Loris dall'altra. Quindi no, sì, un po' di male alle gambe, ma tutto sommato neanche troppo fatica. Adesso nel prossimo appuntamento andremo sicuramente meglio. Ottimo. Pano, io mi sono divertito molto, ho sofferto. Soprattutto quando c'è stata la famosa scena. Sì, ho visto la Risse, che è la prima volta che mi capita. La Risse in gara. Facciamo raccontare dal coach che l'ha sicuramente. C'era Panos lì. No, beh, Panos non c'entra nulla, c'erano due concorrenti e a un certo punto uno gli si è chiusa la vena, oh, smetti di tagliarmi la strada di qua, io ti spacco le ossa, gli tiro una spinta, quest'altro ormai casca. Mentre correva. Rissa sfiorata, mentre si corre al secondo chilometro di una mezza maratona, cioè non immagino pensare come arrivi in fondo. Però, esatto. Tra l'altro questi qui viaggiavano un passo tra l'ora e 40 e l'ora e 50, per cui proprio passo. Sì, non è che erano, esatto. Eravamo usciti dal cancellone della Tosa proprio, allora è uscita il cancellone, questo qui fa due finte davanti, tipo posto che ti decidi l'altro, scusa ragazzi, ti spacco tutte le ossa, ho detto la madonna, gli ha tirato lo spintone, poi ha tirato lo spintone, madonna. Loris, io sono contento, ho fatto il primo pezzo con Curazena e Ivan. Secondo pezzo con il Monster, con lui. No, veramente! Sì. Poi dopo sono riuscito a disincolarmi da... Personale, da, dal personale! Dovrebbe essere il personale. Personale grande, quindi oggi giornata di personale, grande. Infatti adesso vado a aprire la boccia qui a Porta Montanara, faccio pizza e pizza. Uno spumantino. No, ottimo. Pizzantino, cortese volti! Sempre sperando tenga botta. Di acetilene. Bella gara, allora, sono contentissimo. Le gambe andavano bene, giravano bene, peccato per il vento contrario alla fine, che si poteva fare ancora meno. Però devi stare in carena. Ero ovviamente, ho dato consigli a tutti di non restare da sole nel pezzo di Porta Montanara, da pezzo della Montanara, ovviamente ci sono rimasto io da solo, in balia. Tra due, vabbè, ormai uno si imbussava. E in mezzo tra due gruppi non si può come stare, sono rimasto lì in mezzo a prendere il gran vento. Meno male che il coach e il presidente mi hanno un po' aiutato a fare un po' da paravento. Contentissimo personale, carichi per afferrare, si abbassa ancora di più. Ora facciamo l'intervista a Pelco. No, devo dire che oggi, nonostante non ho dormito un cazzo, sono andato bene. Avevo calcolato che facevo 1:32:36, invece ho fatto 1:32:38. Però tutto sommato sono soddisfatto, dai. Secondo i miei calcoli devo fare un secondino in meno. Ottimo. È dovuto sicuramente alla luna. È dovuto alla luna. Esatto, al cambio di stagione. La marea, esatto. Un attimo. Ok, dai. Quindi, alla prossima, ragazzi. Ciao a tutti, ciao.